Senta, Saviano nel frattempo, da quando ci siamo sentiti noi, è ulteriormente esploso, è diventato un fenomeno internazionale. Però, e allora, il libro ha venduto tantissimo, il film è andato bene, ha avuto buone critiche, però non ha vinto, non è neanche arrivato in finale all'Oscar. Cosa succede? Io vorrei importante una sua riflessione. Perché la mafia e la rappresentazione della mafia arriva all'Oscar, se non viene proprio sempre premiata, comunque arriva sempre a grossi livelli e la Camorra non ce l'ha fatta? Cosa manca, secondo lei? Ma io non so se sia dovuto appunto al tipo di criminalità diversa o alla rappresentazione di una realtà italiana molto particolare come quella appunto campana, che evidentemente non viene percepita al di là dell'oceano nello stesso modo in cui invece quella siciliana, che assomiglia un po' di più alla mafia italoamericana, forse viene percepita meglio, viene percepita come qualcosa di più vicino, quindi è vista forse in modo più distante. Quindi mentre in Europa, in Francia, il film ha avuto un successone, forse negli Stati Uniti ha maggiore difficoltà per entrare, ma questa è la mia valutazione così su due piedi, forse non so se sia. Ma la Camorra è vissuta sicuramente, e su questo secondo me non ci sono dubbi, come non è vissuta nel suo, è vissuta come, a torto aggiungerei, ma come un fenomeno non internazionale, cioè parliamo di camorristi arrestati in Spagna al massimo, è d'accordo su questo? Quindi la rappresentazione americana dell'evento camorristico, del momento camorristico, non ha la storia e non ha l'impatto che può avere la mafia, che è un radicamento italiano e americano, può aver giocato quello. Probabilmente questo, e poi anche la rappresentazione molto realistica e per certi versi perfino truce che c'è nel film Gomorra, forse non si ricollega agli aspetti invece un po' ironici, se non dire simpatici, che gli americani hanno anche della mafia napoletana, come dimostra la rappresentazione. Sono campani i mafiosi di Soprano, sono in realtà dei capolini, Tony Soprano è campano. Lì c'è però una componente anche un po' ironica, questa componente ironica manca nel Gomorra, ed ecco che forse non è rientrato nelle corde del pubblico americano. Quindi la butto lì, lei, sì, no, è giusto, anche lei non è solo un giudice, anche conosce queste cose, e quindi ne abbiamo parlato, ed è giusto una sua riflessione. Fatto sta che io le leggo alcune recensioni della stampa che ho raccolto apposta per lei. Dalla Germania abbiamo Die Welt, quotidiano tedesco importante. Il film snoda tra la vita rete di Scagnozzi, vice boss politici, ma non aggiunge nulla di nuovo alla conoscenza delle strutture mafiose, rimanendo pure abbastanza anonimo dal punto di vista del montaggio. E vabbè, questa è una valutazione di settore. Poi Sunday Times: sembra che l'obiettivo del film sia farci capire che la Camorra è un gruppo brutale che danneggia la società. Ma va, da solo non l'avrei mai pensato. Non siamo usciti dal cinema con un senso di rabbia o di irritazione per l'attività della Camorra. Allora anche questo semplicemente non è altro che un film di mafia che prova a intrattenerci, ma fallisce. Libération, quotidiano di sinistra, e non le leggo tutto. Il film e lì come il libro non hanno poi cambiato le cose. I leader dei clan sono cambiati, ma la maggior parte dei politici e degli amministratori complici sono rimasti al proprio posto. Cioè, tanto casino per nulla, scrive Liberazione, che non è un quotidiano di destra. E lei l'ha letto, ha visto il film, che impressione ha avuto onestamente? Ma la mia impressione è comunque che un film che dà uno spaccato e racconta una realtà. È un film naturalmente che, come dire, descrittivo, narrativo, e quindi in questo senso chi si aspetta un film che dà una sua interpretazione alla realtà, una sua lettura più complessa, forse sarà rimasto deluso, ma mi sembra comunque
un bel racconto forte, questo è nulla di più, bisogna chiedere. Vado avanti, Gomorra, epica sulla mafia, Wall Street Journal, il più importante quotidiano americano, quindi non è che stiamo parlando di quotidiani di nicchia. La visione della criminalità proposta da Gomorra è quella di una specie di miasma che infetta la città e l'industria che genera violenza. In Gomorra la camorra tocca tutto senza lasciare nulla di pulito, qui è più neutro. E il Telegraph, che è il quotidiano che ha anche parlato l'anno scorso della nostra intervista, il Padrino, e qui la voglio, il Padrino è stato votato il miglior film di tutti i tempi, mentre Gomorra arriva nei cinema, Sheila Johnson si chiede perché non siamo stanchi di vedere film sulla mafia. Secondo Garrone il suo obiettivo era centrare la storia sui cosiddetti soldatini della camorra e non si può accusarlo di aver magnificato la criminalità, quello che dice lei. Non ci sono carismatici protagonisti e nessuna grande stella del cinema, quindi, come dice lei, raffigura un po' la realtà. Però poi sono andati a fare un'inchiesta sul posto, la zona dei Casalesi, eccetera. I ragazzi, i giovani, non camorristi, odiano Saviano, dicono tutta un'attenzione e poi qui è tutto rimasto uguale. Quindi facciamo volentieri a meno della letteratura. Lei cosa risponde? Beh, non è che si può pensare che un libro e un film possano cambiare direttamente la realtà. Possono però raccontare una realtà poco nota in giro per il mondo e creare attenzione, accendere i riflettori. Quella realtà è una realtà che è rimasta un po' oscura, è merito comunque del libro e del film aver acceso un riflettore, più di tanto non possiamo chiedere. Non possiamo chiedere. Senta, però Saviano è diventato una sorta di icona poi internazionale, oggi è intervenuto al convegno di Libera contro tutte le mafie, è diventato un po' un personaggio, cioè non si rischia di nuovo il professionismo dell'anticamorra, o lei non è d'accordo su queste cose? Cioè diventare un po' di identificarsi su questo? Sì, diciamo che per la nostra epoca, lei diciamo mi insegna, è un'epoca dominata dai media e inevitabilmente quindi ciascuno di noi, chi più chi meno, diventa malgrado magari le proprie scelte, diventano dei personaggi, si diventano personaggi mediatici e si rimane prigionieri di quella icona mediatica che viene diffusa. Il caso di Saviano sia questo, perché tocca alle nostre capacità riuscire di liberarci dalla gabbia del personaggio che ci viene costruito, oppure approfittare del personaggio che ci viene costruito. Io spero che Saviano riesca a liberarsene. Sì, ma il problema è che Saviano, se interviene su Englaro, se interviene su, per carità, è un giornalista ed è libero di fare quello che vuole, no? Ci mancherebbe altro, stiamo parlando di persone libere, di un giovane scrittore di grandissimo talento, però il rischio, e glielo dice un tecnico, vale per quello che vale, però la comunicazione poi consuma se stessa, un po' l'ha già detto lei, cioè alla fine consuma anche l'efficacia di un messaggio. Emile Zola, che è un po' il prototipo, no, di tutti i denunciatori, Jacques, eccetera, un grande scrittore che accusò le ingiustizie contro l'antisemitismo in Francia. Non c'è il rischio che poi reiterare, non è meglio fare un grande evento come Gomorra, geniale, che rimarrà nella storia, per un po' sparire e poi farne uno nuovo, non lo so, anche per le vostre battaglie? Sì, non c'è dubbio come ho detto io, c'è il rischio di rimanere prigionieri del personaggio che ti viene appiccicato addosso, e poi bisogna saper gestire, se vogliamo utilizzare nel senso migliore del termine i media per rilanciare dei messaggi, soprattutto perché è importante lanciare messaggi, simboli e icone positive, certo, verso i giovani. D'altra parte però né apparire come coloro i quali appunto vogliono fare professionismo utilizzando quella icona, neppure usurarsi dentro quell'immagine. Non sempre è facile, e Saviano ha dimostrato di essere bravo, intelligente, e immagino che riuscirà ad avere un livello di di consapevolezza tale da poter rilanciare in avanti la sua immagine. Non... Mm.